Quattro giorni di full immersion nelle parole e nelle immagini per scandagliare come la letteratura e la fotografia abbiano narrato negli anni il rapporto tra padri e figli. Non c'è giorno che sui giornali non si parla d'altro, e poi soprattutto è un tema scottante per la società italiana. Noi pensavamo che la letteratura l'ha trattato dall'origine, se uno pensa a Edipo, per esempio, e fino al romanzo dell'Ottocento, al Novecento, al romanzo contemporaneo, e la letteratura ha delle risposte, ha dato delle risposte. E quindi abbiamo indagato, diciamo, con un dibattito molto serrato, devo dire, tra specialisti, queste risposte a queste questioni. È un po' la ricerca del posto nel mondo, si diceva prima. I padri lo hanno, i figli lo devono cercare, ma in questo momento paradossalmente sembra che siano i padri a togliere il posto ai figli. È un problema che si è già posto, diciamo, tanto è vero che per esempio nel romanzo ottocentesco i figli sono quasi sempre orfani. Con la conferenza di Carlo Garzia, fotografo di fama internazionale, un convegno sul ruolo della cultura nell'economia, si è conclusa a Conversano la Summer School, organizzata dalla scuola di dottorato in scienze letterarie, linguistiche e artistiche dell'Università di Bari.